Difficilmente i materiali metallici, quando vengono messi in opera, sono soggetti a carichi statici. Molto più frequentemente essi devono resistere a carichi fortemente variabili che quasi sempre assumono le caratteristiche di un vero e proprio urto. La prova di resilienza è quindi una prova dinamica che vuole mettere in evidenza la capacità del materiale a resistere a carichi istantanei o, come suol dirsi, agli urti. I metodi di prova per accertare la resilienza di un materiale metallico sono svariati, ma tutti hanno in comune una caratteristica: sollecitare la provetta ad urto flessione. Esistono anche dei metodi di prova detti speciali, in quanto non rispettano la normale unificazione. Alla prima categoria, urto flessione, appartengono i seguenti metodi: Messnager, Charpy, Snad e quello caratterizzato dalla provetta con intaglio a V. Alla seconda categoria, metodi speciali, appartengono le prove per urtoflessione su provette non intagliate, quelle per urtoflessione su provette di forma e sezione diversa da quella ordinaria, quelle eseguite a temperatura diversa da quella ambiente, la prova secondo ISOD, e la prova per urtotrazione su provetta liscia o intagliata. Il metodo Messnager, valido soltanto per materiali non ferrosi, descritto nella tabella UNI 3212, utilizza una provetta a sezione quadrata di lato 10 mm e lunghezza 55. Essa è anche caratterizzata da un intaglio centrale ad U, le cui dimensioni sono apertura 2 mm e profondità 2 mm. Il metodo Charpy, descritto nella tabella UNI 4431, è valido soltanto per i materiali ferrosi, prevede l'utilizzazione di due provette. Esse differiscono dalla Messnager soltanto per la forma e le dimensioni dell'intaglio. La prima, infatti, ha intaglio ad U, con apertura 2 mm e profondità 5. La seconda ha invece l'intaglio a buco di chiave, con le dimensioni indicate in figura. Il metodo SNAD prevede l'utilizzazione di una provetta le cui dimensioni esterne sono ancora uguali a quelle dei metodi precedenti. Essa però è provvista di un foro trasversale di 5 mm di diametro, nel quale viene introdotta una spina di materiale duro. Con questo sistema si vuole avere una utile informazione circa l'influenza delle fessurazioni sulla resistenza agli urti. Infine, il metodo con provetta intagliata a V, descritto nella tabella UNI 4713, è valido soltanto per l'acciaio,
utilizza una provetta ancora uguale a quelle dei metodi precedenti, tranne che per l'intaglio, che questa volta è a V, con angolo di 45 gradi e profondità 2 mm. Fra i metodi speciali ricordiamo la prova secondo ISOD, che ha la particolarità di utilizzare una provetta intagliata e incastrata nell'apparecchio, e la prova di resilienza ad urtotrazione non ancora unificata, che utilizza invece una provetta cilindrica con intaglio centrale ed estremità filettate. Accingiamoci adesso ad eseguire una prova per urtoflessione, e precisamente quella secondo il metodo Charpy. La macchina che utilizzeremo è il pendolo Charpy. La massa battente deve realizzare al momento dell'urto un lavoro di 15 o 30 kg. Nel primo caso la prova si dirà non normale, nel secondo caso invece si dirà normale. Per eseguire la prova poniamo la mazza in posizione di lavoro e azzeriamo l'indice che ci fornirà il lavoro assorbito dalla provetta per la rotura. Utilizziamo una provetta di acciaio con intaglio a buco di cave e ciò soltanto perché essa risulta di più facile costruzione. Sistemiamo la provetta sugli appoggi servendoci di un'apposita sagoma che ci assicurerà la centratura della provetta stessa. Sganciamo l'arpione, provocando la caduta della mazza e la conseguente rottura della provetta. Rivediamo al rallentatore la rottura della provetta. Avvicinando i due monconi possiamo rilevare l'angolo di piegatura della provetta, che ci darà utili informazioni sulla tenacità o fragilità del materiale. In particolare per alfa di circa 180 gradi i materiali risultano fragili, mentre per alfa quasi uguale a 100 gradi i materiali risultano tenaci. Leggiamo sulla scala il lavoro assorbito per la rottura. Esso risulta di 3,4 kg. Qualunque sia il metodo adoperato per la prova, la resilienza va sempre calcolata come rapporto fra il lavoro assorbito al momento dell'urto e la sezione utile della provetta in centimetri quadrati. Nel nostro caso K uguale 3,4 diviso 0,50 uguale 6,8 kg al centimetro quadrato. Poiché abbiamo lavorato con una provetta Charpy e con la mazza da 15 kg, la prova non è normale. Il simbolo da adottare per esprimere il risultato e allora KCU con 15, 5, 20, dove il primo indice precisa che l'energia disponibile era di 15 kg. Il secondo che abbiamo usato una provetta con profondità di intaglio di 5 mm. Il terzo che abbiamo operato alla temperatura di 20 gradi. Scriveremo quindi KCU con 15, 5, 20 uguale 6,8 kg al centimetro quadrato. Dalle tabelle del vostro manuale rileviamo che l'acciaio provato ha una resilienza media. Esso è adatto per la costruzione di ingranaggi,
di assali, di viti, di alberi, bulloni, bielle o cilindri per motori. Eseguiamo adesso la prova per urto trazione utilizzando il pendolo da 30 kg. Le modalità della prova sono identiche a quelle della prova precedente. Essa differisce però per la forma della provetta e per il tipo degli attacchi. Avvitiamo la provetta nella apposita staffa e poi sulla mazza battente. Mettiamo la mazza in posizione di lavoro. Azzeriamo l'indice sulla scala . Sganciamo l'arpione provocando così la rottura della provetta . La provetta si è rotta con frattura piana . Leggiamo sulla scala il valore del lavoro assorbito per la rottura. Esso risulta 12,4 kg. Poiché la prova non è unificata, non siamo legati da nessuna prescrizione. Possiamo quindi indicare la resilienza col simbolo KT uguale L su S. Essendo sempre L il lavoro speso per la rottura ed S l'area della sezione resistente della provetta. Sostituendo i valori otteniamo KT uguale 24,8 kg al centimetro quadrato. Ancora dalle tabelle del manuale deduciamo che la resilienza per urto trazione dell'acciaio provato è buona.